Nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Luigi Pirandello, in 5 punti. Spero che questo video possa esserti utile. Nei commenti esprimi i tuoi dubbi, le tue riflessioni e le tue perplessità, ma soprattutto fammi sapere quale argomento di letteratura italiana vorresti che io trattassi. E inoltre non dimenticare di iscriverti al canale, cliccare sulla campanella e, se il video ti sarà piaciuto, di lasciare un pollice in su. Punto numero 1. Chi è Luigi Pirandello? Luigi Pirandello è lo scrittore più rappresentativo dei primi decenni del Novecento. Per merito suo, la letteratura italiana di questo periodo esce dai confini ristretti della nazione e acquisisce dimensione e respiro europeo, anzi mondiale, come attesta il premio Nobel conferitogli nel 1934. Luigi Pirandello nasce ad Agrigento, in Sicilia, il 28 giugno del 1867. Sfidando l'ira paterna, diserta gli studi tecnici e commerciali e frequenta il liceo classico, iscrivendosi poi alla facoltà di lettere a Roma. A causa di un contrasto con il professore di latino e rettore dell'università, si trasferisce a Bonn, in Germania, dove si laurea nel 1891 con una tesi di linguistica sul dialetto di Girgenti, l'odierna Agrigento. Deciso a non ritornare in Sicilia, si stabilisce a Roma, dove insegna all'Istituto Superiore di Magistero. Ben presto accetta una proposta di matrimonio combinata dal padre. La sposa scelta per lui è Antonietta Portolano, unica figlia di un ricco commerciante siciliano, poco incline alle fantasticherie letterarie e dal carattere alquanto schivo ed umbratile. Pirandello rispetterà fino alla fine la moglie, non desiderata e non scelta da lui, rimanendole scrupolosamente fedele anche quando le vicissitudini della vita avrebbero potuto spingerlo a fare il contrario. Muore a Roma 2 anni dopo aver ricevuto il premio Nobel, nel 1936. Luigi Pirandello, analizzando filologicamente il suo cognome, diceva che esso era composto da 2 termini greci che significavano rispettivamente fuoco e angelo, e aggiungeva scherzosamente di essere un angelo di fuoco, l'inceneritore o il distruttore dei pregiudizi, delle ipocrisie e delle presunte verità assolute della gente. Punto numero 2. Su cosa si fonda il pensiero pirandelliano? Il pensiero pirandelliano si fonda sul rapporto dialettico tra vita e forma. La vita, pur essendo perpetuamente mobile e fluida, per un destino burlone tende a calarsi in una forma in cui resta prigioniera e dalla quale cerca di uscire per assumere nuove forme senza mai trovare pace. Dal rapporto dialettico tra vita e forma deriva il relativismo psicologico, che si svolge, per così dire, in 2 sensi. In senso orizzontale, e riguarda il rapporto dell'individuo con gli altri. In senso verticale, e riguarda il rapporto dell'individuo con se stesso. Secondo Pirandello, e da qui il relativismo psicologico orizzontale, gli uomini non sono liberi, ma sono come tanti pupi nelle mani di un burattinaio invisibile e capriccioso, ossia il caos. Quando nasciamo, infatti, ci troviamo inseriti, per puro caso, in una società precostituita, regolata da leggi, convenzioni, abitudini inventerate, già fissate in precedenza, indipendentemente dalla nostra volontà.
inseriti in un determinato contesto, o la società o noi stessi ci assegniamo una parte nell'enorme pupazzata che è la vita. Ci fissiamo cioè in una forma, obbligandoci in conseguenza a muoverci secondo schemi ben definiti. Il magistrato, il medico, il maestro, il prete, il commerciante. Schemi che accettiamo o per pigrizia o per convenienza, senza avere mai il coraggio di rifiutare, anche quando contrastano con la nostra natura. Ma sotto l'apparenza della forma in cui noi stessi o gli altri ci siamo fissati, il nostro spirito freme per la sua continua mutabilità, perché avverte il brulichio di una vita diversa. Sentimenti ed impulsi che spesso sono in contrasto con la parte o la maschera che noi o gli altri ci siamo imposti. Ci freniamo, sia per non urtare contro i pregiudizi della società, sia per buona pace del nostro spirito, perché nel mondo mutevole ed enigmatico nel quale viviamo immersi, quella nostra forma o maschera fissa è l'unico punto fermo al quale ci aggrappiamo disperatamente per non essere travolti dalla tempesta. A volte però capita che l'anima istintiva che è in noi esploda violentemente, in contrasto con l'anima morale, facendo saltare i pudori e i freni inibitori e lasciando via libera al flusso torrenziale del desiderio a lungo represso. Allora la maschera si spezza e siamo come un violino fuor di chiave, cioè stonato nel generale concerto della società, o come un attore che si mette a recitare sulla scena una parte che nel copione non gli è stata assegnata. Anche in questo caso però non abbiamo motivo di rallegrarci, perché una volta usciti dalla vecchia forma, il senso di libertà che proviamo è di breve durata, in quanto il nuovo modo di vivere ci imprigiona in un'altra forma, diversa dalla prima, ma altrettanto provvisoria e soffocante come sempre ogni prigione. E allora tanto vale entrare nell'antica forma, un ritorno che però si rivela impossibile per il continuo mutare della realtà. A questo punto, quando l'uomo scopre il contrasto tra la maschera e il volto, tra la forma e l'essere, come può reagire? Quali sono le possibili reazioni dell'uomo pirandelliano? Secondo Pirandello, quando l'uomo scopre il contrasto tra la maschera e il volto, può reagire in tre modi diversi, a seconda del suo temperamento. C'è infatti la reazione passiva, la reazione ironico-umoristica e la reazione drammatica. La reazione passiva è quella dei più deboli, che si rassegnano alla maschera o alla forma che li imprigiona, incapaci di ribellarsi o delusi dopo l'esperienza di una nuova maschera. La reazione ironico-umoristica è la reazione di chi non si rassegna alla maschera e, visto che non se ne può liberare, sta al gioco delle parti, ma con un atteggiamento ironico, polemico, aggressivo, umoristico. La reazione drammatica è la reazione di chi, sopraffatto dall'esasperazione, né si rassegna né riesce a sorridere umoristicamente della vita. Allora egli si chiude in una solitudine disperata che lo porta al dramma, al suicidio, alla pazzia. Ancora, secondo Pirandello, e da qui il relativismo psicologico verticale, il disagio dell'uomo non deriva soltanto dall'urto con la società, ma anche dal continuo ribollimento e trasmutarsi del suo spirito, che non gli permette di conoscere bene se stesso
né di cristallizzarsi in una personalità definita. Dal fondo del subconscio, che è la zona oscura e misteriosa del suo essere, affiorano sempre nuovi sentimenti ed impulsi che lo rendono diverso, non solo dagli altri, ma anche dal se stesso di prima e da quello che sarà poi. Qui Pirandello riprende la concezione romantica del perenne svolgimento dello spirito. Ma mentre in quella filosofica lo svolgimento era riferito allo spirito universale, di cui quello individuale era solo una parte insignificante, Pirandello lo trasferisce allo spirito individuale, esasperandolo fino a giungere alla disgregazione della coscienza. Proprio per il suo continuo divenire, l'uomo è nello stesso tempo uno, nessuno e centomila. È uno perché è quello che di volta in volta lui crede di essere. È nessuno perché, dato il suo continuo mutare, è incapace di fissarsi in una personalità definita, né si riconosce nella forma o nell'apparenza che gli altri gli attribuiscono. È centomila perché ciascuno di quelli che lo avvicinano lo vede a suo modo ed egli assume tante forme o apparenze quante sono quelle che gli altri gli attribuiscono. Punto numero 3. Da dove nasce il pensiero di Pirandello? Il pensiero di Pirandello ha una genesi filosofica-scientifica, una genesi politico-sociale e una genesi biografica. Nella genesi filosofica-scientifica, il pensiero di Pirandello deriva dalla crisi del positivismo, provocata dalla nuova fisica fondata sulla teoria della relatività dei fenomeni, che fece perdere alla scienza quei caratteri di verità assolute che il positivismo le aveva assegnato. La crisi determinò la sfiducia nella ragione, che generò insicurezza, dubbi, scetticismo, incomunicabilità, il senso della solitudine e del mistero, la crisi dei valori tradizionali, il senso della precarietà e perfino di un'incombente catastrofe generale. Nella genesi politico-sociale, il pensiero di Pirandello sta nella descrizione della piccola borghesia, costituita da impiegati, magistrati, insegnanti, tutti corrosi da un malessere profondo, vittime delle condizioni alienanti della società, delle ipocrisie, degli egoismi, dei pregiudizi e degli inganni propri e altrui. Pirandello constata il malessere, ma finisce per considerarlo una componente consustanziale della condizione umana, dovuta al destino di dolore che incombe perennemente sull'uomo. Se l'infelicità è dovuta al destino beffardo e crudele dell'uomo, non hanno nessuna responsabilità in ciò né le strutture sociali né i sistemi politici. A rendere più complicata la vita dell'uomo sono gli uomini stessi, che per natura sono asociali, mutevoli e ribelli. Per domarli e costringerli ad accettare le leggi ai fini della convivenza civile non giova la democrazia, che Pirandello definisce una tirannia mascherata da libertà, ma occorre il potere coercitivo dello Stato, che lo deve esercitare non negli interessi di una classe, ma di tutti gli uomini per assicurare l'ordine e la disciplina. L'avversione radicale alla democrazia in nome della pace sociale spiega la simpatia con cui Pirandello guardò al fascismo e al suo capo, fino ad inviare a Mussolini un telegramma di solidarietà nel 1924, all'indomani del delitto Matteotti, e a chiedere l'iscrizione al partito.
Tuttavia Pirandello non si lasciò mai coinvolgere nei goffi miti mussoliniani di grandezza ed imperialismo. Nella genesi biografica, il pensiero di Pirandello va ricercato nella sua condizione alienante di professore e di scrittore, costretto a lavorare per necessità di vita, dopo la distruzione delle zolfare paterne rese inutilizzabili dalle infiltrazioni di acque e soprattutto dalla dolorosa esperienza del progressivo impazzire della moglie, affetta da mania di persecuzione e da una morbosa gelosia nei confronti del marito. Pirandello cercò disperatamente di fugare i sospetti della moglie, limitando al massimo le sue libertà, rinunziando anche agli inviti e persino ad assistere alle prime delle sue commedie. La pazzia della moglie gli appariva un segno dei capricci della ragione. A lei Pirandello appariva certamente diverso da quello che egli credeva di essere. Tutte queste dolorose esperienze familiari incisero sulla personalità di Pirandello e sulla sua concezione pessimistica della vita, inducendolo a penetrare negli abissi più reconditi e grotteschi dello spirito umano per comprendere le ragioni delle inquietudini interiore. Punto numero 4. E l'umorismo di Pirandello che cos'è? L'umorismo è il senso del contrario, che nasce nello scrittore umorista dall'azione combinata di due forze diverse ma complementari, per cui egli è nello stesso tempo poeta e critico di una situazione. Le due forze sono il sentimento che crea le situazioni della vita e la ragione che interviene e le analizza scomponendole nei loro elementi costitutivi e rivelandone i meccanismi che le determinano. Pirandello, per spiegare la complementarità delle due forze da cui si genera l'umorismo, si serve di due immagini. Prima dice che la ragione è come una superficie di acqua gelata in cui il sentimento si tuffa e si smorza. Il friggere dell'acqua rappresenta il riso che l'umorista suscita. Oppure, dice ancora Pirandello, la ragione è come un demonietto che ha lo scopo di squarciare i veli che avvolgono la realtà per penetrarla a fondo e smontare i congegni di cui ogni caso della vita è formato. Nell'arte umoristica, quando la ragione interviene per analizzare una situazione, o si ferma alla superficie e allora si ha l'avvertimento del contrario, oppure penetra in profondità per scoprire la ragione del contrario e allora si ha il sentimento del contrario. Pirandello porta l'esempio di una vecchia signora che si unge i capelli, si trucca goffamente e si agghinda come una giovinetta. La prima reazione nel vederla così conciata è quella di ridere, avvertendo il lato comico della situazione, perché la vecchia è il contrario di ciò che dovrebbe essere, una donna seria alla sua età. Questo è il comico dell'avvertimento del contrario. Ma poi interviene la ragione, che con la sua riflessione vuole rendersi conto del perché di un così goffo comportamento e scopre che quel modo di truccarsi è una forma di autoinganno. La vecchia signora ha paura della vecchiaia e crede di allontanarla o di nasconderla addobbandosi in quel modo. Questo è il momento del sentimento del contrario, perché alla comicità subentra la pietà per il dramma penoso della povera donna. Punto numero 5. Quali sono le opere di Luigi Pirandello? Luigi Pirandello scrisse tantissimo. Le più importanti opere sono le novelle, i romanzi, le commedie e i drammi.
Le novelle dovevano essere 365. Quanti sono i giorni dell'anno? Lo suggerisce il titolo Novelle per un anno. Pirandello però ne scrisse soltanto 246. Il tema centrale è la dialettica di apparenza e realtà. Esse risentono dell'esperienza verista, che viene però vissuta in modo originale, con una sensibilità di impronta decadente, come solitamente avviene in chi vive in un'età di transizione. Vecchio e nuovo, verismo e decadentismo coesistono in Pirandello, dando luogo ad un'arte originale, un'arte tipicamente pirandelliana. Verista è la maniera di Pirandello di ritrarre la realtà umana e sociale. Verista è la descrizione minuziosa ed impietosa dei personaggi e degli ambienti. Verista è il rifiuto dei languori e dei sentimentalismi romantici. Verista è la sua prosa che procede scabra, serrata, senza abbandono lirico, irta di neologismi o di regionalismi meridionali, volutamente anti-eroica e anti-letteraria, in un'epoca dominata dalle torture classicheggianti del Carducci e del D'Annunzio. Pirandello però si discosta notevolmente dal verismo. Egli rifiuta dal verismo il principio dell'impersonalità, della rappresentazione fredda e distaccata dell'opera d'arte. Per Pirandello la rappresentazione della realtà deve essere invece appassionata, ironica, beffarda, polemica, accompagnata dagli interventi personali dello scrittore che giudica, accusa, condanna. Inoltre, mentre i vinti del Verga, pescatori e contadini, sono rassegnati al loro destino, i personaggi di Luigi Pirandello sono tipi più complessi, notai, avvocati, medici. Sono anch'essi dei vinti, vittime di un destino assurdo e crudele, ma spesso da vinti diventano ribelli, protestano contro la società ipocrita e alienante, non accettano la pena di vivere così e per questo cercano di uscire dalla forma che li condanna a questa pena. La prima caratteristica della scrittura novellistica di Pirandello è l'inconsueta selezione e disposizione della materia. Gli avvenimenti principali, quelli che in genere costituirebbero il centro del racconto, drammatiche vicende d'amore e di gelosia, adulteri, rovine economiche, speculazioni fallite, ascese sociali o disastri familiari, sono poste ai margini del racconto. Le narrazioni iniziano quando tutto è già avvenuto e si concentrano su un avvenimento o su un'azione di per sé insignificante rispetto al destino ormai già compiuto dei protagonisti. Gli avvenimenti che potremmo considerare decisivi, quelli che hanno determinato il destino dei personaggi, sono relegati al di fuori del racconto, recuperati poco per volta tramite veloci flashback. Straordinaria è la varietà di ambientazione geografica e collocazione sociale. Si va dall'alta borghesia ai contadini e ai minatori siciliani, dalle umili maestrine ai professionisti e agli artisti di spicco, dalla Sicilia alla Germania. Inoltre tutti i personaggi sono ben caratterizzati fisicamente dai tratti del viso e del corpo, dai gesti, dal modo di comportarsi e di parlare, per arrivare a nomi che derivano da un'accurata ricerca onomastica e non sono mai nomi banali e scontati. Tutti questi personaggi sono allo stesso tempo incredibilmente simili, a prescindere dal sesso, dalle condizioni sociali, dall'appartenenza geografica, sono degli sconfitti. Tutti hanno un destino già compiuto alle spalle e non possono più fare nulla per cambiarlo, perché il tempo dell'agire si è concluso. Oggetto del racconto è il fallimento esistenziale del protagonista.
perché, come dice Pirandello, il destino beffardo non si accontenta di distruggere la vita di un uomo, ma si diverte anche ad opporvi l'ultimo suggello di scherno. La vita dell'uomo, considerata nel suo complesso, è sempre una tragedia, ma nei dettagli assume il carattere di una commedia, come se il destino si fosse divertito a tessere la vita con i dolori della tragedia, negando però agli uomini la dignità di personaggi tragici, condannandoli nei particolari della vita ordinaria alle porte di buffoni cenciosi. Non esistono legami d'affetto, rapporti sentimentali, solidarietà umana che valgono, ognuno e solo con il suo fardello di miseria. La voce del personaggio e quella del narratore si fondono perfettamente e il narratore si identifica completamente con il suo personaggio. I romanzi di Pirandello sono invece 7: L'esclusa, Il turno, Il fu Mattia Pascal, Suo marito, I vecchi e i giovani, Si gira, Uno, Nessuno e 100.000. Nei romanzi l'attenzione di Pirandello si concentra sull'individuo interiormente disgregato, colto nelle sue angosce, nelle sue crisi, nei suoi fallimenti, cacciato in situazioni paradossali, in perenne conflitto con la società e con se stesso, elevato a simbolo della nostra umana condizione di dolore. Due sono gli elementi caratteristici dei romanzi di Luigi Pirandello: la considerazione negativa dei rapporti e dei legami sociali e la crisi dell'identità individuale. La considerazione negativa dei rapporti e dei legami sociali, qualsiasi forma di aggregazione sociale, dalla più elementare alla più complessa, dalla famiglia alle istituzioni politiche, si traduce in una macchina vessatoria che schiaccia l'individuo e ne mortifica l'autenticità. I lanternoni che per secoli hanno guidato l'uomo nel suo cammino, cioè i valori civili e morali, quali l'amor di patria, il senso civico, gli affetti familiari, la fede religiosa, hanno perso la loro credibilità e non costituiscono più un orizzonte di riferimento né per la vita individuale né per quella pubblica, ma sono pura e vuota retorica. E poi il secondo elemento caratteristico dei romanzi di Luigi Pirandello è la crisi dell'identità individuale. Se le relazioni affettive e i ruoli sociali costringono l'individuo a una serie di compromessi e di finzioni, i protagonisti pirandelliani scoprono prima o poi che dietro questa enorme pupazzata non c'è nulla, che non esiste un'autenticità primigenia a cui poter aspirare, se non nelle forme della pazzia e della perdita di consapevolezza di sé. Alla crisi dei lanternoni si aggiunge la crisi dei lanternini, cioè delle ambizioni e delle aspirazioni individuali, amori e passioni di ogni tipo, legami affettivi e familiari, progetti, vocazioni artistiche e lavorative, tutto appare vano ed inconsistente. E poi il teatro con le sue commedie e i suoi drammi. In tutto Luigi Pirandello ne compose 43. Il teatro rappresenta forse la parte più interessante della produzione artistica di Luigi Pirandello. Egli però vi giunse piuttosto tardi, anche se la sua passione fu precocissima. Il teatro è un posto magico che provoca sempre una specie di inebriamento e sembra evocare l'idea del personaggio come creatura autonoma, dotata di vita propria. La febbre provocata dalle rappresentazioni in atto risveglia i fantasmi presenti nella sua fantasia, che assumono concretezza materiale ed esigono quasi di essere catapultati in scena. Nonostante i numerosi progetti,
e tentativi, cerca persino di contattare Leonora Duse, l'attrice più celebre dell'epoca, per farle leggere un suo copione, Pirandello non riesce ad entrare nel giro dell'ambiente teatrale e accantona la sua passione originaria per dedicarsi prima alla poesia e poi alla prosa, fino a quando però nel 1910 avviene l'imprevedibile. Nino Martoglio, irruento compaesano e accanito promotore del teatro in dialetto, dà avvio all'esperienza del teatro minimo, in cui il programma si basa sulla rappresentazione di più atti unici in una stessa serata e si rivolge a Pirandello alla caccia di copioni sempre nuovi. Pirandello è alla ricerca disperata di soldi e accetta l'offerta. Recupera vecchi progetti e, utilizzando come base i suoi racconti, appronta per la messa in scena le primissime opere, l'Epilogo e Lumie di Sicilia. Per quanto si tratti di opere ancora immature, tagliate su misura per Angelo Musco, grande attore istrione della compagnia di Martoglio, esse segnano l'inizio di una carriera straordinaria che proseguirà ininterrotta per tutto un quarto di secolo. In punto di morte, Pirandello sarà ancora intento a dettare al figlio Stefano la conclusione dell'ultima opera in cantiere, I Giganti della montagna, e che cambierà la storia del teatro occidentale. Schematicamente possiamo individuare gli elementi essenziali della prassi teatrale pirandelliana: la ripresa dei generi teatrali tradizionali, il dramma borghese, la commedia dell'arte, l'opera buffa. La complicazione delle trame convenzionali del teatro borghese: triangoli, adulteri, scambi di coppie, intrighi economici, scandali familiari, la tendenza riflessiva e l'espansione dei dialoghi. Nelle opere di Pirandello c'è pochissima azione e tanto parlato. La messa in discussione dell'oggettività del reale: niente è come appare. Non esiste mai una sola prospettiva e una sola possibilità di giudizio, e non è possibile individuare al di sotto delle differenti visioni parziali una realtà oggettiva e universalmente valida. La ripresa di elementi triviali e melodrammatici, spesso desunti anche dalla cronaca contemporanea, omicidi, scambi di persona, per sondare la profondità della psiche e delle dimensioni nascoste, l'inconscio, la follia, il sogno. Nel corso degli anni aumenta in Pirandello la consapevolezza che la coscienza è solo una parte minuscola dell'io, al di sotto della quale si celano istinti ed impulsi irrazionali che faticosamente teniamo sotto controllo, ma che a volte riemergono e ci spingono ad azioni in cui non siamo neanche consapevoli. Pirandello chiamò il suo teatro teatro dello specchio, perché in esso si rappresenta la vita nuda, cioè senza maschera, con le sue reali verità e amarezze, che palpitano dolorosamente sotto il velo dorato delle ipocrisie e delle convenzioni sociali, così che chi assiste si vede come in uno specchio, così com'è, e diventa migliore. Pirandello credeva nella forza del teatro. Alla base del suo teatro c'è questa forte esigenza morale di strappare gli uomini dalle menzogne, perché il mondo si rinnovi secondo giustizia, verità e libertà.